Alcune pillole da portare a casa dopo il nostro incontro in aula. La prima, promuovere le pari opportunità e la parità di genere significa riconoscere che la realtà si presenta diseguale e che l'eliminazione di queste disuguaglianze sistemiche non può essere lasciata alle mere capacità del singolo individuo. La promozione dell'empowerment femminile e il contrasto alle discriminazioni di genere sono obiettivi perseguibili con l'impegno di tutti: istituzioni, imprese, organizzazioni sindacali e datoriali, realtà associative, singoli individui. La promozione delle pari opportunità e della diversità è rilevante per le organizzazioni non solo per una crescita personale dei propri dipendenti o per un ritorno d'immagine, ma perché va ad influenzare in modo rilevante la potenzialità di competitività e successo del business. Il PNR e la Strategia Nazionale per la Parità 2021-2026 sono un'occasione unica per produrre dei cambiamenti duraturi di natura strutturale per il Paese, andando a lavorare su cinque priorità strategiche per le donne: lavoro, reddito, competenze, tempo e potere. Due leggi da tenere a mente rispetto all'escursus normativo che abbiamo visto insieme: la legge 120-2011, la cosiddetta legge Golf Mosca, che è riuscita a sfondare il soffitto di cristallo, prevedendo che almeno i due quinti degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati siano ricoperti dal genere meno rappresentato. Dall'ultimo rapporto Consob, nei board dei CDA, da ultimo nominati nel 2020, siedono il 42,8% di presenze femminili a fronte del 7% rilevato prima che entrasse in vigore la legge. Un'altra legge è la legge 162 del 2021, che, tra varie rilevanti novità, ha introdotto la possibilità di ottenere la certificazione per la parità di genere per aziende virtuose a cui corrisponderanno sgravi contributivi e premialità nella valutazione dei bandi pubblici. La normativa è essenziale, ma non è sufficiente. Ricordiamoci quindi che il percorso normativo dovrà essere seguito da strumenti che incidano su fattori culturali ed educativi. Grazie.